Ciao ragazze, questa. Ciao ragazze, questa è una review sui prodotti della Paris Memory, che è una delle marche che si possono trovare nei negozi tutta 99 centesimi. Io ho acquistato già suoi prodotti di questa marca 5-6 anni fa e mi trovai bene e quindi sono tornata a comprarli. Ora, io ho acquistato questo blush. Ovviamente a 99 centesimi il prezzo, non ve lo sto a dire, magari se apro la confezione lo vedete meglio. Blush con il suo pennellino, il colore è veramente splendido. È un pesca veramente bello. E si applica bene, rimane fino a sera. Non si nota molto, ma da quel bel aspetto sano. È buono. Poi ho preso 5. Ho preso 5 palette di ombretti che ora vi vado a mostrare e sono tutte veramente belle. I colori sono molto scriventi e niente da dire. Allora, questa è nei toni del verde, anche se non sembra, sono tutti verdi. Questo è un verde molto molto chiaro. Poi c'è un verde grigio, un verde marrone e un verde bosco, un bello pieno. Poi c'è quella nei toni del viola, che è la mia preferita in assoluto, io adoro il viola, con rosa, viola tendente al rosso, un lilla molto 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 chiaro e un viola tendente più al blu. Che qua sembra quasi blu, ma è un viola. Questa, che è nei toni del marrone, ha questo rosa beigeolino molto chiaro, un marroncino tenue, un pesca molto 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 acceso e un marrone più scuro, tendente al rosso bordeaux. Però è più marrone di quello che si vede nel video. Ve lo garantisco. Poi questo è una palette nei toni neutri, rosa, marroncino, dorato e dorato ancora più chiaro, e questa invece è nei toni del marrone più carico. E c'è un bianco panna, un dorato veramente bello, un marrone più tendente al grigio e un marrone bello carico. Anche questo sembra rosso ma non è. Quindi per quanto riguarda fard e ombretti, nulla da dire, sono ineccepibili, scrivono, si mantengono, veramente niente da rimproverargli. Per quanto riguarda invece le matite, io in questo negozio a tutto 99 centesimi ho comprato due matite occhi della Lilian Collection. Una argentata e l'altra azzurra, ed entrambe non scrivono niente, cioè io vi faccio vedere. Sto facendo 6 passate perché si possa vedere questo. Se faccio una passata si vede questo, cioè nulla, non si vede niente. E questa l'ho bruciata, l'ho scaldata perché si vedesse qualcosa. Questa qui invece, che è quella blu, è il peggio del peggio. Allora, niente, l'ho usata adesso e adesso si è messa a scrivere, sarà il caldo, quindi quella blu a questo punto, ma queste scoperte in diretta, quella blu ve la consiglio a questo punto perché scrive ed è anche un bel colore, cioè ho fatto 6.000 righe, ma è anche un bel colore, un bel blu, la metti a fuoco. Sì, lascia qualche pezzettino per strada, ma
basta usarla bene, probabilmente si è un po' sciolta. Della prime morì sempre invece ho preso quella bianca, sperando di aver trovato una matita bianca che scrivesse dentro l'occhio. A me piacerebbe che come matita bianca scrivesse anche solo sulla mano, tipo. Scrive, e la vedete, perché ho fatto 4 passate. Se ne faccio una, adesso non mi dire che scrivi anche tu alla prima. Ora, a voi sembra di vederla, perché sono perfettamente... In realtà non si vede un'ostia. Cioè, se io la guardo così proprio, non scrive dentro l'occhio, e l'utilità di una matita bianca che non scriva dentro l'occhio, cioè un modo per usarla, lo troverò, ma non mi sento di consigliarvela. Quindi, ricapitolando, fard, sì. Ombretti, assolutamente sì. Soprattutto quelli nel toni del verde e quelli nel toni del viola sono meravigliosi, entrambi. Potrei sorridere un po' di più. Matite, quell'argento non scrive niente, quella blu ha iniziato a scrivere mentre facevo il video, quindi non mi sento di consigliarvele, però se le provate là e vedete che scrivono, prendetele. Sono 99 centesimi sempre, non è una perdita da morirci la notte. Matita bianca, no. Questo è tutto, vi saluto, un bacio, alla prossima.